quello che vi voglio raccontare è soprattutto il ruolo che secondo me deve riavere il disegno oggi. Perché è vero, adesso abbiamo tecnologie meravigliose che ci permettono di fare praticamente tutto, però ci mancano le idee. Vedete, abbiamo meravigliose stampanti 3D che permettono di realizzare quelli che sono modelli, che però devono raggiungere una complessità tale da giustificare questo mezzo. Il concetto è che bisogna lavorare su oggetti talmente complessi da giustificare queste nuove tecnologie, che siano additive o sottrattive, soprattutto dalla parte, diciamo, artigiana. Se è vero che da un lato non si può riprodurre una realtà artigiana, perché è vero che ogni pezzo è diverso, possiamo dare tutta una serie di caratteristiche a modelli e disegni che li rendono sempre diversi. Pensate ad aggiungere un semplicissimo algoritmo di torsione, un semplicissimo algoritmo di piega al nostro progetto. Quindi con questa nuova tecnologia il disegno riprende un ruolo estremamente centrale, molto forte, perché comincia ad essere un disegno molto complesso, comincia ad essere un disegno dove tante idee è molto semplice rappresentarle. A differenza del passato, dove bisognava avere una capacità di disegno molto forte, soprattutto poi bisognava spiegare tante cose nel momento in cui queste cose venivano realizzate con tanti e tanti e tanti disegni. Parliamo della sezione architettonica, per esempio, bisognava farne 1000 per spiegare come una superficie era fatta. Oggi con la modellazione 3D e soprattutto con la visualizzazione che se ne può avere anche a livello costruttivo, a livello di BIM, queste cose sono molto più semplici. Quindi l'ardire nel cercare soluzioni nuove, cercare cose contemporanee davvero e non passare vecchie tecnologie su stampanti 3D o tecnologie nuove, penso sia la cosa fondamentale da fare.